Amici di L'Esport Academy, benvenuti a Guidonia Montecelio, al Pietro Fiorentini. Questa è Zena contro Football Montesacro. Un saluto da Leo Talusi. E vincendo oggi potrebbe davvero inseguire un sogno. Il colpo di testa all'indietro, prova a tenere in qualche modo Grimi, che vuole andare in verticale per stimolare la corsa di Mari, che riesce ad arrivarci. Viene uno contro uno al lato corto destro dell'area. Mari va al cross, buona palla, colpo di testa, Imana. La prima vera parata del match parte dell'estremo difensore Aimana. Sesto minuto 0-0. Buongiorno Mario, Duilio. Saluti intanto tra il pubblico, ma occhio qui perché lo Zena è quasi in contropiede. Libertini salta un avversario, ne salta un altro, anche zona tiro, ce l'ha sul destro. Libertini! Non va lontanissimo dal bersaglio, palla fuori. Trollo di Vivirito, che sale e allarga, buona palla, c'è ancora Libertini che vede il taglio di Grassi, che palla dentro, lisciano tutti, poi Bernardini è costretto ad arrivare in corsa sulla seconda palla, ancora una possibilità di crossare, che palla, colpo di testa, rete! E arriva il vantaggio con il quarto gol consecutivo di Petrangeli, 1-0 per lo Zena al minuto 14 di questo primo tempo, al quarto d'ora, Zena 1 e Football 0. Trova soltanto Trecca, che poi scarica su Vivirito. Di prima la buona palla per Libertini, che deve girarsi, lo fa e lo fa anche bene. Bernardini che può correre, non ha tanto spazio per farlo, addirittura accomoda con il tacco, poi il cross di Libertini, interessante colpo di testa, fuori! Neroni ha provato a segnare il 2-0, ha provato a segnare il suo gol numero 8 in campionato. Battuto corto questo corner, ancora una finta di Vivirito che poi va al cross, pallone che viene allontanato ancora una volta, così e così. C'è allora la possibilità di andare dentro l'area di rigore, posizione regolare! 2-0 per lo Zena, il gol di Libertini, decimo centro in campionato, sempre più capocannoniere, il numero 10 di questo Zena, 2-0. Da Vivirito, lui che è il metronomo in questa azione per lo Zena, poi Libertini che si è abbassato tanto, il pallone di ritorno non per lui ma per Trecca, e poi allarga Grassi, non ci sono tanti spazi, ancora Grassi, questa volta si accentra e fa un'ottima cosa, Grassi, tocco di prima per Neroni, poi Libertini che crossa, che palla morbida, può controllare di petto, poi rovesciata che termina fuori di non troppo, ha provato Petrangeli, sarebbe stato il gol dell'anno. Di Grassi che la rimette al centro, che palla, poi attenzione, ha la possibilità, lo scambio all'interno dell'area di rigore tra Bernardini e Libertini, tutto in rima, sarebbe stato un gol baciato, non è arrivato in questo caso. Vivirito apre, buona palla, Trecca, controllo sinistro, Trecca ce l'ha nel cognome, il punteggio 3-0 per uno Zena favoloso in avanti. Mana prima scarica, ancora una volta da Perrone che poi alza un traversone per la corsa di Bernardini, vediamo se fa spalla a spalla col 6, addirittura prende il pallone Bernardini, quasi zona in area di rigore, tiro, Bernardini finisce per terra, cade da solo, poi ancora Bernardini schermato da due, può anche servire qualcuno all'interno dell'area di rigore, passa con una giocata incredibile, Bernardini stava per fare un gol da cineteca, ma all'indietro Perrone, Clemenzi, Vivirito ancora, pressing di Mari, pallone però nelle disponibilità di Bernardini, Libertini, Perrone, apertura per Grassi, vediamo se ci arriva, forse un po' troppo lungo il pallone, si ferma, vediamo se lo tiene in campo, sì, pallone per Neroni, che parata questa volta dell'estremo difensore, Grimi passa qui con una magia Grimi, ma Perrone fa un ottimo lavoro, occhio però perché può risalire Perrone nonostante il pressing, qui gli accomoda il pallone, però qui ha la possibilità il football per rimettersi in partita e segna con il gol di Grimi su un errore incredibile in appoggio di Perrone che fino adesso non aveva sbagliato niente, il primo errore della partita, costa il 3-1. Si allontana semplicemente, vuole andare Petrangeli, pone sulla barriera, ancora Petrangeli, una seconda chance, palo! Salta Fraschetti, avanza zona tiro, Grimi, zona tiro per lui, pallone verso
il lato corto sinistro dell'area di rigore, ha provato a portarsela sul mancino. Poteva magari anche calciare prima, aveva lo spazio per farlo. Adesso Clemenzi, pallone ribattuto. Fraschetti, messo per terra da Salvatore, calcio di punizione, ma non c'è più tempo per il direttore di gara per ulteriori azioni. Finisce quindi 3-1 il primo tempo tra Zena e Football Montesacro. Noi ci risentiamo tra pochissimo. Partiti per il secondo tempo tra Zena e Football Montesacro. Terzo minuto, 3-1. Con il controllo qui, poi ancora una volta riesce a passare in qualche modo Trecca. Neroni, buono lo scambio. Neroni tocca all'indietro impreciso. Non arriva Grassi, che è la corsa di Grimi. Tocco di Fiorentini, di prima per Grimi. Occhio perché ha tanta corsa e passa Grimi. C'è solo Mari praticamente al centro dell'area. La palla è per lui. Mari in area. Sinistro di Mari, Aimana. Strepitoso! Strepitoso Aimana! Poi pallone che viene mandato ancora una volta in verticale a cercare la corsa di Petrangeli, che passa e tira! Palo! Non è vero! Non è vero! Palo di Petrangeli, che aveva colpito il pallone con un tocco da biliardo. Tocco all'indietro. Ottimo intervento da parte di una ragazza in maglia bianca. Poi Vivirito prova a innescare il contropiede. Era stato bravo Grassi. Adesso c'è la corsa di Trecca che può correre. Cross interessante. Petrangeli, altro palo incredibile. Poi sinistro alto. Ma credo che abbia fatto un patto col diavolo in questo caso Petrangeli. Questo è il terzo legno colpito, il secondo consecutivo. E adesso calcio d'angolo per lo Zena, che vorrebbe chiudere il discorso quanto prima. Arriva il cross. Buona palla, colpo di testa, rete! Arriva il 4-1. L'abbiamo chiamato tutti da qui. Doppietta di Trecca. 4-1, poker servito. Il passa in qualche modo il pallone per Acanfora, che avanza a zona tiro. Acanfora! La parata di Aimana non è finita. Destro, rete! È 4-2. È 4-2. Il Football Montesacro prova a rendere meno amaro il passivo. Grazie al gol di uno dei nuovi entrati, è Rapini, rapinatore vero d'area di rigore, che batte sulla ribattuta di Aimana il gol del 4-2. Pallone per Bernardini, sempre sulla corsa, sempre sulla sinistra. Bernardini deve puntare il suo avversario Savarese, preferisce giocarla ancora una volta all'indietro. Vivirito non controlla Grassi, poteva essere una buona opportunità. Qui di testa, che palla, Libertini da solo, la risposta, porta vuota e arriva il gol del 5-2. La chiude definitivamente Petrangeli, questa volta non colpisce il palo, questa volta non la manda fuori, va a esultare sotto il suo settore. 5-2. Fischio dell'arbitro che arriva adesso per la battuta a cercare Giannone, ma non c'è più tempo per il direttore di gara Nicotera. Finisce in trionfo per lo Zena questa 28esima giornata di promozione Lazio Girone B. Finisce 5-2 questo match delle 11 al Piero Fiorentini contro il Football Montesacro. Un grazie vi giunge da qui, da Leo Talusi, dalle tribune proprio del Piero Fiorentini. A presto.